L'estate sta arrivando, la scuola sta finendo. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi in riva al mare, eh sì, perché questo è l'ultimo video dedicato alle insegnanti, alle maestre, a coloro che devono conferire un diploma a qualcuno. Oggi da qui in riva al mare, anelando le meritate vacanze, pensiamo a confezionare in maniera deliziosa i nostri diplomini di fine anno e quindi senza indugio spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri portadiplomini con tanto di tocco. Allora, innanzitutto ci occorrerà un foglio di acetato, le copertine dei fascicoli in fotocopia per intenderci, le trovate in tutte le cartolerie. Poi, facoltativo, un pezzettino di sughero infinitesimale, ne basta molto meno di questo, un paio di forbici, un tagliabalza, righello, un chiodino, io in questo caso userò un bulino, una matita, un cordoncino dorato, uno smalto rosso, una pinzatrice con relative puntine e poi ci servirà anche una sagoma tubolare. Io sto prendendo un vecchio caleidoscopio che avevo e lo userò, è perché ha la grandezza proprio del porta diplomini che voglio creare io. Però voi molto più facilmente potrete utilizzare l'anima della carta alluminio, del cellophane, della carta forno, va benissimo quella perché ci serve soltanto per dare la forma, poi questa non farà parte del lavoro finale. Come collante potete scegliere o l'attaccatutto oppure colla a caldo con relativa pistola. Io credo che utilizzerò questo. Una base da taglio è della carta velluto adesiva rossa che viene venduta a metraggio o in album con più fogli di carta con diversificati colori. La trovate in tutte le cartolerie, è un materiale molto molto comune nella scolastica. E poi una base da taglio. Cominciamo subito. Come prima cosa ci ricaviamo dalla carta velluto un rettangolino che sia 4 cm per 8 cm. Un rettangolino che io avevo già tagliato ed è grande come questo per intenderci. Ora, dalla sagoma che vi ho fatto vedere all'inizio, per voi sarà suppongo l'anima della carta forno o della pellicola, ricavatevi 4 circonferenze e ritagliatele. Dal sughero ricaviamo invece soltanto 2 circonferenze. Per segnare le circonferenze sul sughero non farò altro che prendere due dei quattro dischetti precedentemente tagliati, andarlo ad appiccicare così sul sughero, quindi ritagliare. E questo lavoro lo faremo con 2 cerchietti. Voilà, finito questo lavoro, appiccicate anche dall'altra parte gli altri 2 cerchietti. Bene, questa fase e solo questa fase è facoltativa, a seconda che vogliate i vostri tocchi e il vostro portadiploma più o meno robusto. Ultima cosa da fare con la nostra carta velluto è fare una striscia larga 3 cm e lunga, sinceramente non so ancora quanto, ve lo dirò tra un attimo. La striscetta deve essere lunga circa 3 cm per 11. Adesso prendo la striscetta a 3 cm per 11 e tolgo la pellicola che protegge la carta, la parte adesiva della carta, e piego la striscetta su se stessa. Così. E schiaccio. E viene una fascettina in velluto rifinita da ambo le parti. Prendo il rettangolino di prima 4x8, faccio la medesima cosa, lo apro e faccio incontrare i 2 lati da 4 cm così e schiaccio. Metto il mio quadratino su una base da taglio e così più o meno al centro con un chiodino
pratico un foro. Allora, ecco qua un bel buchino. Benissimo, mettiamo da parte questi pezzi, quindi pronto abbiamo tutto ciò. Adesso prendiamo anche il cordoncino dorato, mettiamolo in doppio ad una lunghezza di circa 8 centimetri e pratichiamo un nodo così. Tagliamo, prendiamo la base quadrata e facciamo passare non la parte del nodo ma la parte ancora unita attraverso il nostro buchino. Ci basterà spingerla con lo stesso chiudino, non importa se si piega un po' il quadratino, quindi spingiamo leggermente. Voilà. E non appena il nodino tocca la base, con un punto di colla a caldo assicuriamo, tirandolo, il nodino alla base, così. Adesso quest'altra estremità annodiamola pure, facciamo un nodo a circa un centimetro. Cosa voglio dire? Ora mi spiego meglio. In pratica la parte terminale deve rimanere di circa un centimetro, poi millimetro più, millimetro meno, ragazzi, è veramente irrisorio. Quindi tagliamo e con sempre il chiodino o un ago sfiocchettiamo il nastro che è tutto intrecciato. Noi adesso sciogliamo la treccia del cordino, in pratica, così. Voilà. Adesso prendiamo uno dei due tondini di sughero che sporchiamo con un po' di colla a caldo e adagiamo in prossimità del tondino di sughero, quindi la parte non rifinita della striscetta, quella da cui si vede un po' di bianco, e facciamola girare attorno alla circonferenza. Quindi eliminiamo l'eccesso eccessivo di disavanzo e chiudiamo il giro. A questo punto qui il fiocchetto sarà del tutto attaccato. Elimino la sporgenza, metto su questo della colla a caldo, così, e attacco la prima parte sulla seconda e spingo bene. E il mio mini tocco è pronto. Il tocco servirà da tappo al portapergamena, che adesso andremo a fare insieme. Facciamo un'altra strisciolina 3 cm x 11 come quella che abbiamo fatto per il tocco, esattamente nella stessa identica maniera come prima, a fare aderire lungo la circonferenza del secondo cerchietto. E voilà, quello che avremo sarà questo tondino ben rifinito, capo e piedi del porta pergamena. Adesso prendiamo lo smalto e le puntine per la pinzatrice e con lo smalto dipingiamo le puntine, facciamoci un conto che crediamo ci possano servire. Ne serviranno 4 per ogni portapergamena. Io dipingo sia la parte superiore che la parte inferiore. Voilà. E lascio asciugare. Completamente asciutte le puntine, le carico in pinzatrice e prendo il mio foglio di acetato che lascio sulla base verde solo per farvi vedere. Prendo l'anima da cui trarrò la forma e farò una bella arrotolata, così. Arrivata all'accavallamento del primo foglio col secondo, darò qui un punto di spillatrice qui
è un punto di spillatrice fin dove la spillatrice mi consente di scendere, cioè il braccio della spillatrice purtroppo ha un limite. Qui, così, vedete, i punti sono rossi e trovo questa una rifinitura graziosissima. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi scivolo fin dove posso con la pinzatrice e do il punto, quindi anche qui do il punto. Adesso la cosa difficile è fare uscire lui, quindi con un tagliabalza appoggiamoci su una base da taglio ed eliminiamo il disavanzo. Non incollate per nessun motivo l'acetato con colla a caldo o con l'aceto vinilica, perché non tiene. L'aceto vinilica deforma l'acetato perché contiene acetone, la colla a caldo ovviamente lo fa fondere. Quindi unica possibilità delle puntine che abbiano un non so che di glamour colorandole con lo smalto. Siamo pronti. Adesso e solo adesso un punto di un giro di colla a caldo sul fondo del nostro porta pergamena. Per il motivo di cui vi ho appena parlato, lasciamola raffreddare un attimo, quindi inseriamo il tubolare all'interno del giro rosso e facciamo aderire le parti così. Mentre dall'altra parte il tutto non verrà incollato, ma verrà semplicemente tappato con il nostro tocco. Adesso mettiamo la pergamena. Facciamo finta che questo sia un diplomino. Lo arrotoliamo, lo inseriamo all'interno e quindi tappiamo il nostro diplomino. Un nastrino rosso di buon augurio ci va sempre. E che siano dei bimbi remigini o degli adulti da premiare, ecco qui il vostro porta pergamena. Però adesso voglio farvi vedere anche un'altra variante, senza avere tutta l'incombenza di fare questa parte con l'acetato. Ci basterebbe anche semplicemente il tocco, il nastrino, arrotolare la pergamena o il diploma o quello che sarà per essere, farlo allargare tanto quanto il tocco consente, così, quindi allacciare con un fiocchetto. E questo invece risulta un modo un po' più easy, ma pur sempre molto curato, per regalare il diplomino. Darlo così sicuramente è più divertente e rimane anche il ricordo. Quindi due versioni per situazioni magari diverse, queste per situazioni più solenni in cui si richiede una maggiore cura nel packaging, e queste invece per diplomini più easy, magari anche per i bimbi della materna. Insomma, scegliete voi la variante che vi piace di più e soprattutto il colore che più si addice al vostro diploma. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Che belli i nostri porta pergamena, e allora sbrigatevi a consegnare questi diplomi e tutti al mare per le meritate vacanze. Arte per te però quest'anno non va in vacanza, rimarrà con voi per tutto il periodo estivo, magari con intro come queste, fatte da posti che vi facciano sognare un po' di mare e un po' di vacanza. Vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, e noi ci incontriamo sempre qui. Non credo al mare, ma sicuramente qualche altra capatina vicino l'acqua la facciamo. Da Ombretta ed Arte per te è tutto.
Alla prossima! Buongiorno e benvenuti al sorteggio della palette Pocket Case di Tintoretto. Ho già eliminato i commenti fuori tempo massimo. Sorteggerò dal più recente al meno recente e solamente i commenti principali con random.org. E allora, i commenti in totale, come potete leggere, sono 204. Vado su random.org e faccio 1 di 204. No, di 1200, di 204. Ragazzi, incrociate le dita perché questo è un sorteggio davvero importante. Vado, 200! E allora comincerò dalla fine a contare. Vi dico subito chi è. Io intanto ringrazio tutti voi che sto scorrendo tra le pagine dei commenti, siete sempre affettuosi, presenti e la cosa mi fa tanto piacere. Questi giveaway sono solamente un modo per dirvi grazie per esserci, ragazzi. Io lo so che non sono dovuti, lo so che molti invece li aspettano come un appuntamento fisso, non sono un appuntamento fisso, infatti adesso in estate rallenteremo un pochino, sono solamente il mio modo di dirvi ok ragazzi, vi voglio bene, grazie per esserci stati anche ad ascoltare questo video e a regalarmi un po' del vostro tempo. Oh, ma quanti siete? Ecco qua, quindi 204, 203, 202, 201, 200. Ha vinto Vivienne Vassallo con, giustamente, semplicemente, l'hashtag io ci sono. E allora Vivienne, complimenti, la palette è tua, fammi sapere il tuo indirizzo e te la spedirò al più presto. Grazie a tutti per aver partecipato, non demordete perché i giveaway tornano, non so quando, ma tornano. Un bacio, ciao!